Allora, dovevo iniziare il ritiro il 17 di luglio, che mi aveva chiamato il direttore Attilio Gementi, soltanto che sfortunatamente aveva il tampone sul risultato positivo e quindi sono tornato a casa, ho fatto 20 giorni di quarantena, fortunatamente non avendo nessun sintomo. Dopodiché ho avuto la fortuna di essere richiamato un paio di settimane fa e mi sono allenato con tutta la squadra, tutti i compagni, e sono piaciuto al mister, al direttore e al direttore generale, e dopodiché insomma mi hanno ufficializzato che facevo parte della squadra del Trento per quest'anno. E io ovviamente sono contentissimo, non aspettavo altro, anche perché non nego che era da 3 anni che aspettavo questa possibilità della Serie C, e sono molto contento di essere qui a Trento per città, storia, squadra e tutto, insomma. Sì, assolutamente, il Trento l'anno scorso era la squadra da battere, così è stato, perché infatti hanno vinto il campionato. Quando sono venuto qui a giocare, che è finita 2-2, tra l'altro avevo anche fatto gol, non mi ci è voluto molto per capire che fosse una squadra molto professionale e con un organico gigantesco e ben organizzato, e quindi già da lì avevo capito che se fossi stato qua sarebbe stata una cosa molto bella ed entusiasmante. Sono un giocatore abbastanza bravo tecnicamente, che può giocare sia a destra che a sinistra, e ho fatto anche il terzino in questi anni, e sono anche abbastanza bravo sull'anticipo e anche forte sul colpo di testa. Ecco, la cosa forse un po' da migliorare, il piede debole, ma insomma c'è tempo per lavorare, assolutamente mi metterò d'impegno in questi anni, quest'anno soprattutto. Sicuramente uno stimolo, perché comunque la categoria Serie C, innanzitutto ogni anno, anche se si è da tanti anni in Serie C, bisogna sempre dare il massimo. Però soprattutto visto che è così da tanti anni che il Trento non affronta questa categoria, credo che noi giocatori e tutta la società, insomma, abbiamo una bella responsabilità, ma è anche una bella sfida che sicuramente ci darà tanti tanti stimoli per fare il meglio possibile. Ma sicuramente questo campionato, già solo guardando le squadre, sarà molto complicato, però alla fine se noi siamo qua un motivo c'è, quindi ce la giocheremo alla pari con tutte le squadre, e chi la dura la vince.